Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Gesù andava per tutta la Galilea predicando il Vangelo e scacciando demoni. E dagliela con questi demoni. Qualcuno potrebbe pensare che la vicenda di Gesù è stata una grande opera di disinfestazione, solo che qui invece che di topi o zecche si tratta di demoni. Ma è proprio così infestato di demoni il mondo? Io so dalla Bibbia che la più grande dote del demonio è l'astuzia. Se io fossi pittore, darei al demonio le fattezze dell'uomo o della donna di apparente buon senso, che di fronte a certe situazioni problematiche della vita immagina Dio lontano, menefreghista, ostile addirittura. Il demonio in questo caso è riuscito nel suo intento. Infatti, per cos'è che si chiama anche diavolo? È una parola che vuol dire divisore, separatore. Il suo intento è sempre lo stesso, separare gli uomini da Dio e mettere divisione tra loro. Indurli a pensare che Dio è lontano, indifferente alle nostre magagne, sordo alle nostre invocazioni d'aiuto. Tant'è vero che molti tirano in campo Dio solo quando le cose vanno storte e si chiedono: dov'è Dio in questa circostanza? Perché non ha fatto niente per impedire quanto mi è accaduto? Di rado capita di sentir parlare di Dio nelle cose belle, positivamente normali, gratificanti. Ma allora non trova affatto strano che il Vangelo di questa domenica affermi che Gesù andava in giro a scacciare demoni? Non è mia intenzione demonizzare il mondo, sia chiaro, ma è da miopi negare che non ne sia poco o tanto infestato. Dai demoni della disperazione, dell'angoscia, del non senso, dell'egoismo più sfacciato. Perché una volta convinti che Dio è lontano, cos'altro fare se non cadere in questi tranelli? No, Dio non è così. E com'è allora Dio? Gesù ce l'ha mostrato. A Cafarnao perde il suo tempo con poveri derelitti. È un'interminabile passerella di miserie umane quella che scorre davanti a lui. E che fa Gesù? Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ma allora come si può continuare a dire che Dio è lontano, sordo e indifferente alle nostre miserie? Solo il demonio può dirlo e cercare di farlo credere. Sarà anche vero che non tutte le magagne e le sofferenze trovano quella soluzione che ci si attenderebbe, ma anche in tal caso Dio è comunque lì, solidale e sofferente con quelli che soffrono. E se c'è anche Lui, allora niente è mai definitivamente perduto, nonostante tutte le apparenze contrarie. Dio infatti è con noi, non contro di noi, e ci porge sempre la mano. Ecco la bella notizia, il Vangelo. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.